I padri della patria, il risorgimento tra storia e cucina, presentata a Salerno il libro curato da Andrea De Simone. Nell'ambito della rassegna Eventi di parole e pensieri, organizzata dall'associazione Paolo Masullo, nella saletta del Gran Caffè Angela di Via Ugo Foscolo a Salerno. Andrea De Simone, Carmine Pinto e Carmelo Conte, moderati dalla giornalista Erika Noschese, hanno presentato il libro curato da Andrea De Simone, I padri della patria, il risorgimento tra storia e cucina. Il libro racconta di una Torino negli anni 50 dell'Ottocento, dove si ritrovavano uomini di tutta Italia, fuggiti da Napoli, da Venezia, da Palermo e da Milano, dopo il fallimento della rivoluzione del 1848. Saranno loro, nei ristoranti, nei caffè e nelle taverne, così importanti allora ed oggi per la socialità politica, a pensare una nazione nuova, capaci di coincidere con uno Stato, proponendo una lettura comune del proprio passato e un progetto di legittimità costituzionale indipendente da potenze esterne. Beh, intanto si parla poco dei personaggi della storia e del loro rapporto con le famiglie, con gli amici, della loro convivialità. Io ho provato a dire che anche i personaggi della storia amano la buona cucina, amano stare con gli amici, amano i prodotti della terra, e credo che questo sia un fatto particolarmente importante, perché soprattutto a scuola ci hanno insegnato che non solo i padri della patria, ma in generale tutti i grandi personaggi sono impegnati nelle guerre, nelle attività diplomatiche, in altre faccende distante mille miglia invece da questi fatti privati di cui ho provato a parlarne io. Possiamo dire che dopo il 1848, in Piemonte arrivò un po' tutta l'Italia, insomma cambiò anche la cucina in quel caso? Questo forse no, perché i piemontesi sono venuti qui in Sicilia, in Calabria, in Campania, però non sono riusciti a cambiare le abitudini alimentari di queste terre, delle nostre terre. Io penso che altri fenomeni hanno unificato le abitudini alimentari degli italiani, ad esempio la pasta, la pizza, la mozzarella, grazie all'emigrazione, grazie alle tante famiglie che hanno lasciato il sud, che sono andati al nord a lavorare, hanno portato queste abitudini alimentari tra i territori del nord. Probabilmente diciamo Garibaldi è riuscito a fare tanto, però non è riuscito, né era intenzione, credo, di Garibaldi, di Cavour, dei padri della patria, imporre anche le abitudini alimentari alla gente del sud.